beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Ok, stiamo partendo. Sto ricominciando a fare i video diary perché così a caso. Stiamo uscendo di casa. Stiamo uscendo di casa, dicevo. Se riesco a chiuderla. Ok. Stiamo andando a fare il live, il primo live di X Factor. E niente. Andiamo. Siamo arrivati nel backstage. Siamo arrivati nel backstage. E questo è il mio camerino con la mia faccia tutta. Ma secondo te ci assomiglio? Guarda cosa abbiamo fatto. No, sei un po' shopping channel in questa foto. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Lui sembra lui, dai. Lui sembra lui. Vi faccio vedere il mio camerino. Wow! L'unica cosa interessante del mio camerino è la lampada Kalashnikov, non so se si vede, e la lampada pistola. Basta, finite le cose interessanti del mio camerino. Ah no, abbiamo anche la lampada scimmia, che è interessante. Ecco le scarpe sobrie. Che se fai così, no, così cambia il colore. Camminando, in teoria. Allora stiamo andando a fare le prove dell'apertura. E c'è Elio che suona al basso. Sai che io ho imparato davvero. Ah, un video questo. Hai imparato davvero una parte tu? Anch'io. Sì, sono 2 ore che mi sto allenando. Ma è qui che si vede il professionismo e il dilettantismo. Adesso cazzo. Stavo facendo la prova dell'apertura adesso. Ciao. Mezz'ora alla diretta e qua si mangia. La puntata è finita, il brindisi dell'avvocato. Eccola arriva, eccola arriva. Tra noi, da sempre, l'ambizione prevarica. Un brindisi al campione in carica. E finisce qui questa prima diretta. Ciao. Ieri c'è stata la prima. Love you! Ieri c'è stata la prima puntata. E niente, adesso stiamo andando a. Non so, non mi ricordo cosa stiamo andando a fare. Cos'è che stiamo andando. Ah, cosa facciamo oggi? Il daytime, le assegnazioni. Che cosa? Ah, le oggi. Le assegnazioni dei brani nuovi. Oggi assegniamo praticamente i brani nuovi della settimana. Nuovi. Prossimo. Allora la giornata oggi si scandisce che prima mi copro i brufoli e poi si inizia a parlare di musica, che ovviamente in televisione prima si dà priorità ai brufoli rispetto alla musica. Venduto. Allora durante la selezione dei brani dobbiamo comunicare tutto quanto a Bruno, che come si definisce il ruolo, perché c'è sempre un nome in inglese figo per definire. Head of music. Head music. Lui è l'head music. Faustelli è il producer. E io sono il judges. E niente, adesso se le capiamo i pezzi della puntata 3, perché quelli della 2 li abbiamo già decisi. E niente, quindi adesso taglio perché ovviamente non si può spoilerare. Niente, siamo qui da 2 ore e non abbiamo ancora deciso un cazzo. Però abbiamo ascoltato la discografia degli anni 60, 70, 80 di artisti italiani e internazionali. Dopo 14 ore ce l'abbiamo fatta! Yes! Ce l'abbiamo! Sì! Domenica, oggi andiamo a fare gli ascolti dei brani che abbiamo segnato. Non è che era venerdì. Quindi ascoltiamo i brani che abbiamo segnato venerdì. E andiamo, sarà prova. Tanto saluto il Faustelli. Facciamo dentro. Guardati con la pompa lì. Ah, buongiorno. Ciao. Buongiorno giovani, siete nel mio daily, questo è il mio daily. Buon daily. Buon daily a tutti. Ciao. Come va? Ivo Rosner. Ah, sai che abbiamo questo qua va andato. Lo so. Tiziana c'ha paura che spoilerò le cose. Comunque non si è visto niente. Non si è visto niente. Vabbè, adesso chiudo. Vuoi salutare Faustelli?
Fammi un saluto sexy. Sexy. Abbiamo fatto le prove, sono andate grazie. Molto bene. Ciao Giovanni. Ciao. E adesso andiamo a fare il confessionale. Poi vado a fare le foto per la copertina di Vanity Fair con mia nonna, dove io sarò vestito da meccanico. Così a caso. Siamo da un meccanico e stiamo per fare la copertina di Vanity Fair, dove sarò vestito da meccanico e ci sarà anche la mia nonna con me vestito da meccanico. Vestito da meccanico. La creatività. Speriamo di venir bene. Forse sarà la mia prima copertina dove vengo bene. Se volete vedere la copertina più brutta del mondo, compratevi oggi del mese scorso. E vabbè, è vero, è brutta. Mica ho detto che il giornale è brutto, ho detto che sono brutto io. Comunque adesso in sovraimpressione apparirà la foto della copertina. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Quella. Ah, senza capo. Certo. Che belle gambe, signorina. Eh? Prego. Il fotografo ha fotografato Richard Gere? No. Facciamo finta. Ci ha mandato Richard Gere come esempio. Il fotografo ha fotografato Richard Gere prima di fotografare me. Evidente. E ha chiesto proprio, cioè ha chiamato dicendo posso fotografare Fedez. Fedez, voglio fare Justin Bieber a Fedez. No, no, ha paccato Justin Bieber e ha chiesto voglio fare in Italia. Lo tagliamo, non è Fede è primo. Cosa stai facendo? Mi sto sporcando di olio. Che bello, perfetto per questa sera. Sto riprendendo la pancia che stai tirando tutta fuori. Ah, ecco. Non mi rompere le palle, Flaves. Vuole una brugola del 7. Stiamo finendo, sono sporco di olio. Come è andata nonna? Ah, bene. È andata bene? Ma com'è bella la nonna truccata così? La Giulia ha fatto solo la modella delle gambe. Siccome abbiamo il fotografo che è americano, gli piacciono molto le cose dell'Italia. Quindi ho fatto una foto mentre bevo il caffè. Mentre faccio il meccanico e riparo ovviamente una Fiat. Questa giacca non mi entra al braccio. Aspetta, non mi entra. Questo era il primo video diary. Settimana prossima ce ne saranno altri, tantissimi. E insomma, spero vi sia piaciuto. E